Comprare casa o affittare? Beh, io ho comprato casa e non ho fatto un buon investimento. Salve a tutti, Marco Casario qui. E sì, è vero, non ho fatto un buon investimento, ho deciso di comprare casa, ma uno, lo sapevo fin dall'inizio. Due, ti spiego in questo video come capire la macroeconomia per la mia attività di trading e di investimenti mi ha cambiato la vita e ha cambiato anche la scelta più importante della mia vita, quella di comprare casa. Allora, partiamo dall'inizio, partiamo velocemente dalla diatriba comprare o affittare casa. Se compri casa per viverci, quello non è un investimento. Corretto, è normale, non è un investimento perché un investimento per essere definito tale deve generare una passività. Quindi, fatto quell'investimento, ti deve ritornare una percentuale di interesse che viene generata passiva, più o meno passivamente. Allora quello lo si può definire un investimento, no? Come quando investite sul mercato azionario, per esempio, e da quel mercato azionario tirate fuori a fine anno il 10%, il 15%, bene, quello è un capitale, un costo del capitale, un costo dell'equity che avete messo a fruttare e a generare un reddito. Quando compri casa per viverci non ce l'hai questo perché non la stai affittando, no? E ricordiamo questa cosa perché poi ci voglio tornare e voglio dirvi come è sbagliato confrontare il costo dell'affitto con il costo del mutuo. Ma rimaniamo qua concentrati sul comprare casa per investimento. Per ora la casa che ho comprato è la casa in cui vivo, ci sto vivendo. Prima ero qui ad Amsterdam, ero in affitto, ci ho messo un anno e mezzo, quasi 2 anni in realtà a cercare e a trovare la casa giusta, non solo perché non trovavo la casa giusta, ma perché non era ancora il momento giusto. Stavo aspettando che alcuni concetti e alcuni livelli, diciamo così, di prezzi, ma soprattutto di tassi di interesse, arrivassero a valori davvero bassi. Perché? Ed è qui che entra in gioco la macroeconomia, perché ragazzi è scoppiata una pandemia, lo sappiamo, a febbraio del 2020. E sebbene qui ad Amsterdam, dove vivo e dove ho comprato casa, i prezzi delle case sono da 10 anni aumentano ogni anno di circa il 10%. Ogni anno il valore delle case ad Amsterdam si è apprezzato di circa il 10%. Quindi capite bene che molti dicono che siamo in una bolla, tra l'altro lo dicono da circa 10 anni che siamo in una bolla. Quindi, come vi dico sempre, fate attenzione a non farvi fregare da questa cosa. Una bolla per definizione è tale solo nel momento in cui esplode. Finché non esplode, non è una bolla, è semplicemente una dinamica di offerta e domanda che c'è sul mercato. Qui ad Amsterdam c'è tantissima domanda, quindi in tanti vogliono comprare casa, ma l'offerta è molto limitata perché Amsterdam è una città molto piccola, soprattutto se si vuole stare al centro, soprattutto se si vuole stare in una porzione ben precisa del centro, che è quella protetta dall'UNESCO come patrimonio dell'UNESCO, perché ci sono i canali storici su cui poi Amsterdam è stata creata e piano piano si è sviluppata. Quindi sono condizioni estremamente particolari. E questo è il primo punto importante che per me era importante capire, cioè sapere che stavo investendo o che stavo facendo una spesa in un momento in cui i prezzi sono da 10 anni salivano. Ecco perché per me è stato importante scegliere la location giusta, perché a un certo punto sicuramente ci sarà un rallentamento di questo aumento dei prezzi così repentino. E quindi è importante nel momento in cui ci sarà uno storno fisiologico, normale. Ci saranno zone che perderanno il 30, il 40, il 50, forse anche il 60% del loro valore. Lo abbiamo già visto succedere negli Stati Uniti con la crisi finanziaria del 2007-2008 nel campo immobiliare. E quindi era importante scegliere una location che perdesse meno di quello che alcune altre zone potrebbero perdere qui ad Amsterdam. Quindi questa è già stata una consapevolezza importante. Quindi ho scelto una location che storicamente, sono andato a documentarmi, ha dimostrato di tenere meglio il prezzo nel momento di storno del mercato immobiliare. E questo secondo me già è un primissimo vantaggio.
Secondo vantaggio, ragazzi, quello dei tassi di interesse. Pandemia, vi ho detto prima, banche centrali che hanno azzerato i tassi di interesse. Bene, quello ha cominciato a diventare per me, è stato il campanello d'allarme per dirmi intorno al 2020, diciamo maggio, aprile, giugno del 2020, bene, questo è il momento in cui accelerare la ricerca, perché questo è il momento in cui bisogna comprare casa. Bisogna comprare casa nel momento in cui scendono i tassi di interesse, quindi quello che paghiamo solitamente per i mortgage, cioè per i mutui, ragazzi, si tiene come riferimento il tasso di interesse sui titoli di Stato decennali, ok? A 10 anni, perché è lì che di solito ci si lega. Avevamo questi tassi che stavano scendendo e che poi sono arrivati a valori molto molto bassi, e quindi quello è stato, ripeto, il momento in cui ho detto ok, questo è il momento giusto dal punto di vista dei tassi di interesse. Poi inflazione, seguendo la macroeconomia tutti i giorni alle 13.30 in diretta sul Trading Today, se insomma volete interessarvi a questa materia, quello è l'orario giusto qui sul mio canale YouTube. Avevamo cominciato a parlare, vi ricordate, estate del 2020, attenzione all'inflazione, si sta generando inflazione, si sta alzando l'inflazione, e l'inflazione è positiva per chi fa prestito, perché chiede un prestito. È positiva per quale motivo, ragazzi? Allora, già vi dico che io ho comprato casa finanziando ovviamente una percentuale, e adesso vi spiego anche perché ho voluto comunque pagare una percentuale sul valore totale dell'immobile, e nonostante qui ad Amsterdam ne avessi la possibilità, finanziare il 100%. Qui in Olanda finanziano fino al 105% del valore dell'immobile, quindi l'avrei potuto finanziare tutto, ma non l'ho fatto, e anche su questo punto ci torniamo dopo. Quello che invece ho deciso di fare è, visto che c'era l'inflazione e avevo della liquidità che non volevo mettere ancora sul mercato, sugli investimenti che faccio sul mercato finanziario, sui mercati finanziari, perché? Perché voglio diversificare, non voglio avere tutti quanti i miei risparmi e il mio capitale su un unico asset, cioè quello finanziario. Quindi per me era dare una percentuale in contanti per la casa, voleva dire diversificare e proteggermi dall'inflazione. Infatti, già vi anticipo che questa casa, per quanto mi riguarda, non è un investimento, perché non posso dire che è un investimento. Uno, ci sto abitando, ok? Quindi banalmente non mi genera nessun reddito. Ci sono dei costi che si porta dietro avere una casa. Ovviamente potete capire i property tax, la tassa di proprietà, i costi di gestione, ma anche i costi del capitale, che sono dati dalla sommatoria tra costi del debito e costi della equity, e anche su questo voglio tornarci dopo. Fatto sta che sapevo che non sarebbe stato un investimento, ma sapevo invece che questo per me è uno store of value. E questa, ragazzi, è un'altra cosa che ho capito grazie a seguire i concetti di macroeconomia e ovviamente i concetti di finanza. C'è una differenza enorme tra fare un investimento e fare uno store of value. L'oro, per farvi capire, c'è chi compra oro, e l'oro non è un ottimo investimento dal punto di vista di quello che genera come rendita, ma è molto buono come store of value, cioè come mantenere, rispetto ai ritorni reali e quindi rispetto all'inflazione, mantenere il valore. Le case, se andare a studiare, ragazzi, negli Stati Uniti, semplicemente perché ci sono più dati disponibili e più facilmente reperibili, se andate a studiare i dati di Schiller, Robert Schiller, l'economista, sì, sulle case, beh, scoprirete che in realtà come il real estate, il settore immobiliare, è un pessimo investimento, perché considerate che dal 1890 al 1996, parliamo di 100 anni, ragazzi, il total real return, quindi il ritorno reale aggiustato all'inflazione per il settore immobiliare, è stato in tutti questi anni, 100 anni, ragazzi, del 13%, vuol dire circa lo 0,1% l'anno.
Secondo voi è un buon investimento? No, considerando che il real return, cioè il ritorno reale aggiustato all'inflazione sul mercato delle equities, quindi solo considerando il mercato azionario, è stato del 5,2% l'anno, ok? Dal 1900 al 2016-2017, se non ricordo male. Quindi non mi venite a dire che il real estate è stato un buon investimento. Possiamo parlare invece del fatto che possa essere un buon investimento ciclico. Quindi vuol dire saper esattamente quando comprare e sapere esattamente quando vendere. Quindi sapendo fare queste considerazioni, allora può essere un ottimo investimento. Ma torniamo a noi e quindi per me questo era uno store of value. Avevo della liquidità, dovevo diversificare, i tassi di interesse erano al minimo storico, l'inflazione si stava alzando e l'inflazione che si alza vuol dire anche che, ve l'ho detto prima, no? Per chi deve restituire il debito è estremamente positivo. Quando l'ha preso e ha fissato i tassi di interesse, ovviamente ho fatto i tassi di interessi fissi, perché sapevo che cosa? Che con l'inflazione galoppante a un certo punto le banche centrali avrebbero alzato i tassi di interesse per combattere l'inflazione, quindi sapevo che da qui a qualche anno, 1, 2, 3 anni, avremmo avuto un aumento dei tassi, quindi ho voluto bloccare i tassi fissi, mai tasso variabile in quel periodo, e di nuovo scelta che ho potuto fare a cuor leggero perché seguivo la macroeconomia. Vedete quante cose, seguendo la macroeconomia. Io perché dico che la macroeconomia vi cambia la vita? Perché capite tutti i meccanismi che vi ruotano intorno, non solo quelli finanziari per far trading o per investire, ma qualsiasi altra tipologia di scelta, anche se sull'acquisto di un bene durevole, come per esempio potrebbe essere un'automobile, ovviamente. Quindi, vi ho detto inflazione galoppante, tasso di interesse basso, ho deciso di fermare, congelare la mia liquidità e comprare questo asset per conservare valore. Questo fa lo store of value, conserva valore contro l'inflazione che si alza. Ecco, da questo punto di vista ritengo di aver fatto un ottimo investimento. Non perché quell'investimento mi genera un reddito, no, è una passività perché ho il costo del mutuo e adesso andiamo a parlare di questi altri costi, ma perché mi congela e mi protegge da un'inflazione che probabilmente, ragazzi, per i prossimi anni rimarrà ancora medio-alta. Questo. Vedete come piano piano unendo tutti quanti i puntini ho fatto le mie scelte e le ho fatte in maniera consapevole. Veniamo un secondo a quelli, tutti quelli che comparano, fanno la comparazione tra, ma se paghi l'affitto ti conviene comprare casa. No, perché state facendo, e cioè, quindi invece di pagare l'affitto paghi il mutuo, no? Il mutuo è uguale all'affitto, però poi mi ritrovo l'immobile. Ragazzi, è come comparare pere con mele, non è una comparazione esatta. È semplice, non capisco perché non lo capiscono. Ve lo spiego qua in due secondi. Allora, quando comprate casa, mentre è facile capire qual è il vostro costo quando affittate, perché è solo il costo dell'affitto, se ci sono problemi a casa, se ci sono problemi di manutenzione, se il condominio decide di rifare la facciata o si rompe il tetto e va rifatto il tetto, qualsiasi tipo di spesa è a carico del proprietario. Il vostro costo è il costo che pagate la rata mensile dell'affitto. Questo è molto semplice. Veniamo al mutuo. Il mutuo, ragazzi, comprare un immobile non è solo il costo del mutuo, ok? Perché innanzitutto il costo del mutuo ha al suo interno gli interessi che state ripagando e i primi anni sapete che ripagate soprattutto gli interessi e non il valore della casa. Quindi importantissimo qui la scelta di comprare nel momento giusto quando i tassi di interesse sono bassi e sapere se la scelta migliore è avere un tasso di interesse fisso o avere un tasso di interesse variabile. Quello dipende anche dal momento storico, no? In questo momento io ho fissato il mio tasso di interesse perché sapevo che sarebbe aumentato. Infatti, rispetto a quando ho comprato casa io, quasi un annetto fa, i tassi di interesse sono già aumentati. Lo sa bene chi segue le mie dirette. Fatto sta che, oltre al mutuo e l'interesse, abbiamo le tasse per la casa e si stima, si dice che le tasse di proprietà impattano circa sull'1% tra
tutte le tasse, ragazzi, le varie IMU, l'immondizia, eccetera, eccetera, quelle che paghiamo in Italia, circa un 1% l'anno. Poi abbiamo le spese di gestione della casa, se devono essere fatti lavori esterni o interni, si rompe qualcosa, avete dovuto rimettere a posto, io qui ho rifatto la cucina, come potete vedere come avete visto dalle immagini, ve lo faccio rifare qua, ho cercato di toccare il meno possibile per mia scelta, ma la cucina l'ho rifatta, e rifare una cucina da capo con qualche lavoretto, vi assicuro, qui ad Amsterdam, poi al centro di Amsterdam, non costa affatto poco. E quindi ci sono queste spese da considerare. Poi ci sono le cosiddette spese del cosiddetto costo del capitale, e questo non ci pensa nessuno al costo del capitale. Il costo del capitale è la sommatoria di due parametri: del costo del debito, che è quello di cui vi parlavo prima, e cioè quanto debito avete fatto sulla casa? Avete finanziato il 70%, il 60%, quindi vuol dire che quello è la quantità di denaro che dovete restituire alla banca con gli interessi, e quello è il costo del vostro debito, più il costo cosiddetto dell'equity. Cos'è il costo dell'equity? Il costo dell'equity, ragazzi, è tutto quello che è la quantità che hai pagato in contanti per la tua casa. Immagina il 10%, il 20%, il 30%. Io ho pagato circa un 35% del valore dell'immobile. Vi ripeto, perché avevo bisogno di congelare la liquidità e proteggerla dall'inflazione e diversificarla per non metterla tutta quanta sui mercati finanziari. E quello che costa, e allora voi potreste dire: Marco, ma allora che costo è? E no, è un costo opportunità, ed è qui che la gente non capisce. È un costo di opportunità perché io sono cosciente del fatto di qual è il ritorno reale di un immobile. Lo so, me lo dicono i dati, no? Può essere lo 0,1%, può essere l'1%, può essere il 3%, varia dai momenti storici e varia dai paesi, però so qu qual è. E so qual è il mio ritorno reale aggiustato all'inflazione investendo, per esempio, da un'altra parte. Quello è il costo opportunità. Io quei soldi che ho pagato, quella liquidità che ho pagato come anticipo sulla casa, come anticipo, come parte in contanti della casa, li avrei potuti investire in qualcos'altro. Quindi ho rinunciato a quel costo. Capite bene perché è molto più complesso fare il calcolo della soglia di convenienza tra affitto e acquisto. Quindi non credete a tutti quelli che vogliono semplificare drammaticamente dicendovi: Bah, è semplice, 2000 euro d'affitto paghi? Fatti un mutuo da 2000 euro per una casa e almeno hai un immobile. Magari mettilo in affitto quell'immobile e 2000 euro di mutuo lo riesci a mettere in affitto a 2500, 500, è quello che guadagni di reddito. Manco per niente, nemmeno per nulla. Ragazzi, questo video per raccontarvi un po' la mia storia, raccontarvi le mie decisioni, ma soprattutto per farvi capire come capire, avere avuto la possibilità di capire come funziona l'economia, come funziona quello che mi sta avvenendo intorno, mi ha fatto prendere delle decisioni estremamente razionali e estremamente consapevoli. Questo è importante per me, la consapevolezza. Se queste saranno state buone mosse, lo saprò probabilmente da qui a 5, 10, 15 anni. Tra l'altro, lasciatemi dire, ho scelto un mutuo che mi permettesse di ridare indietro ogni anno il 10% del valore di casa, perché il mio obiettivo è di ripagare completamente casa in 10, 12, massimo 15 anni. Di certo non voglio portarmi dietro un mutuo da 30 anni. Quindi un'altra scelta importante che ho fatto, mi sono messo a tavolino per capire che tipo di mutuo dovevo scegliere per poter rientrare dell'investimento in 10-15 anni. Di nuovo, studiate l'economia, perché come, e qui concludo, come dico sempre, se non siete voi ad occuparvi delle vostre economie, dell'economia e della finanza, sarà l'economia ad occuparsi di voi, e non lo farà per il vostro bene o per il vostro interesse. Ragazzi, lasciatemi qui sotto un commento, ditemi come la pensate voi e che scelte avete fatto. Grazie mille per l'attenzione, buon trading a tutti, ciao!